Eminenza, a quando la cittadinanza onoraria di Latronico, di Agromonte? A questo bisogna chiederlo al sindaco, amico sindaco, e sarebbe bello, sì, certo, ma comunque c'è già la cittadinanza di affetto. Si è notata. Eminenza, nella sua omelia lei è apparso particolarmente assorto e induceva le persone alla riflessione, quasi ad una riflessione intima. È davvero un tratto del suo apostolato, vero? Abbiamo colto questo guardandola, osservandola. Beh, sono contento perché effettivamente quando parlo cerco di dire quello a cui profondamente credo e che desidero che sia trasmesso agli altri che mi ascoltano. Ecco, quindi ringrazio di questa attenzione. Vorrei ritornare brevemente sul fatto che la nostra fede nella vita futura, quindi la nostra fede nella morte che è soltanto un passaggio, è fondamentale per la nostra vita, per la nostra gioia. E anche chi non avesse fede o dicesse di non aver fede, però nella misura in cui riconoscesse che questo sarebbe la cosa più bella del mondo, questa veramente sarebbe una grande fede. Ecco, se uno dicesse non ci credo, troppo bello, però sarebbe bellissimo se fosse così, io credo che questa sia una grande fede. Eminenza, in qualche misura, e mi scusi per il dire, come se lasciasse sempre una porticina aperta, no? Ma io credo che sì, in questo senso, perché ciascuno deve interrogare se stesso. La predica deve diventare qualcosa che uno fa a sé dopo aver ascoltato parole di indicazione, di incitamento, ma poi uno deve applicare a se stesso quello che ha sentito. Eminenza, io conosco la sua biografia e mi permetta di farle una domanda che le ho già fatto in un altro paese, Lauria, in occasione di una festa importante di San Giacomo. Ecco, so il suo legame con il Cardinale Martini. Quanto manca alla Chiesa il Cardinale Martini? Ma certamente molto, però io credo che se noi coltiviamo la sua memoria, i suoi insegnamenti, non solo quelli che ci ha lasciato su singole questioni, ma suo insegnamento fondamentale, che è stato quello di una grande fede e di una grande una visione ottimistica. Cioè, Dio ci ama, Gesù ci ama e noi dobbiamo essere innanzitutto contenti di questo. Poi facciamo quello che possiamo, però se c'è in noi questa pace, questa gioia, c'è il fondamento di tutto. Credo che Martini ci abbia detto proprio questo, tante volte commentandoci la scrittura, ma ci abbia dato questo messaggio. Io sono stato figlio spirituale di Martini, sono stato con lui 22 anni, credo di essermi molte volte confrontato anche spiritualmente con il Cardinale e credo di aver portato a casa mia questo messaggio, nel quale credo tanto. Eminenza, le farebbe piacere parlare in Basilicata, magari in una conferenza prossimamente, proprio del Cardinale Martini? Sì, lo farei volentieri, sì, certo. La potremmo invitare. Sì, va bene, volentieri. Eminenza, per concludere, Agromonte, no? Una comunità che fa sentire davvero il calore, no? Il calore autentico. Ecco, chiudiamo questa intervista con un saluto, una riflessione su questa comunità che avvicina moltissimo all'essenza di Dio, poi, no? Una fede sincera, umile, profonda. Ma io ho visto sia ieri che oggi una comunità che mi sembra davvero unita, che abbia affetto e che sia anche desiderosa di portare questo agli altri, specialmente ai più bisognosi. E quindi il mio augurio è che questo si approfondisca insieme con la guida di Don Maurizio, dei suoi collaboratori che adesso dovrei incontrare all'oratorio di Santa Maria, di Agromonte Santa Maria. E quindi questo è poi cercherò certamente di pregare per questo. Grazie. Assessore, allora una giornata a scrivere a caratteri cubitali per Agromonte di Latronico, è così? Beh, diciamo di sì, diciamo, cominciamo ad inaugurare qualche opera che abbiamo realizzato sfruttando
la fine programmazione del PSR in questo caso, e come questa opera nella frazione Mileo abbiamo realizzato un'altra, un rifacimento del campo da calcetto, e poi con gli stessi fondi abbiamo realizzato anche l'area giochi, abbiamo dato una sistemata. Diciamo che abbiamo riqualificato un'area che prima era in via di degrado, ecco, stiamo cercando di riqualificare un po' di altro, un bel anfiteatro che permette di insomma, poter ospitare tutta una serie di eventi. Ci dicono che però c'è un po' di vento particolare anche d'estate, questo è positivo, no? Perché diciamo positivo non moltissimo, perché purtroppo questa piazza è stata costruita sulla canalizzazione di un vecchio fosso, quindi diciamo che le correnti che vengono incanalate qui sono particolarmente fredde anche d'estate, quindi questo ne limita un po' la fruibilità, però stiamo cercando di, abbiamo studiato già un progetto per dei frangivento qui nella parte superiore della piazza, sperando che arrivino dei fondi che ci permettano di realizzarlo. Ecco, la presenza del cardinale è uno stimolo ulteriore, vero? Sì, il cardinale già ci ha omaggiato la sua presenza altre volte, questa è un'ulteriore, diciamo, un'ulteriore prova dell'affetto che lui prova per questa popolazione. Speriamo di avere sue nuove visite e magari di inaugurare qualche opera anche in quell'occasione.